L'antica Narnia si sviluppa su uno sperone roccioso che si affaccia sulle gole del Nera e sulla conca Ternana. Posta in una posizione facilmente difendibile, in epoca romana era attraversata dalla via Flaminia, che proseguiva verso nord sul ponte di Augusto. La città medievale è racchiusa nelle mura ed è difesa dalla possente Rocca Albornoz, che la domina dal punto più alto. La cerchia di mura più esterna è accessibile da Porta Romana e da Porta delle Arvolte, verso Terni. Al centro troviamo Piazza Garibaldi, con la bellissima fontana ottagonale, su cui si affaccia lateralmente San Giovenale, la cattedrale, che fa da confine con la parte più monumentale di Narni. Lungo via Garibaldi e poi Piazza dei Priori si affacciano gli edifici più importanti, come il Teatro Manini, il Palazzo dei Priori con la loggia del Gattapone, il Palazzo del Podestà. Proseguendo per via Mazzini si incontrano la chiesa di Santa Maria in Pensole e la chiesa di San Domenico, ora Auditorium, che sovrasta i locali di Narni Sotterranea, ambienti ipogei con la sala dei tormenti e la cella dell'Inquisizione. Narni, con la sua struttura medievale, è stata di ispirazione per l'opera di Clive Staples Lewis, The Chronicles of Narnia.